The ice does the teaching. The ice is going to make you a better skier. Ciao a tutti dal vostro SkiBum, oggi parliamo di come sciare sul ghiaccio, domanda fatta da tantissimi sciatori. Farò sicuramente altri video sul tema. A dire il vero, non ho ancora fatto un video perché non ho bene le idee chiare su come farlo e quindi me lo sto ancora preparando. Però nel frattempo, siccome ne ha parlato Deb Armstrong, ne approfitto per fare questo primo video su come sciare sul ghiaccio. Chi è Deb Armstrong, o meglio Debbie Armstrong, è una ex sciatrice professionista americana, classe 1956, vincitrice di un oro olimpico a Sarajevo 1984, quindi sostanzialmente dal punto di vista del palmarès è un po' la Daniela Ceccarelli americana, ok? Perché poi in Coppa del Mondo ha vinto solamente un altro podio. Daniela ha vinto l'Olimpiade a Salt Lake City in Super G e poi ha fatto 3 podi in Coppa del Mondo, quindi senza offesa per nessuno, però dal punto di vista del palmarès diciamo che le due atlete si somigliano parecchio. Deb Armstrong ha un canale YouTube con 15.000 iscritti, fa dei video interessanti, non fa dei video montati super tecnici, però mi piace come donna, molto rustica, con questo accento americano molto forte, non sempre capisco quello che dice, e insomma ve la consiglio, andatevi a vedere i suoi video, e ha fatto appunto un video riguardante come sciare sul ghiaccio e devo dire che ha detto alcune cose molto interessanti che qui voglio riproporvi. Nel video dice tante cose, non voglio qui tradurvelo tutto, io ho preso solo quelle che mi hanno impressionato di più, che mi sono piaciute di più, e vediamo quindi qual è la prima. I'm a glass half full kind of person, so I like to find what's good in everything. Love ice, embrace ice, it does the teaching for you. If you're out of balance, if you're on your inside ski, if you're rotating with your upper body, you're toast! The ice is going to teach it. All right, let the ice do the teaching. Bene, quindi lei parte dicendo che non esistono nevi brutte sostanzialmente e quindi dobbiamo adattarci a tutto quello che troviamo sotto i piedi, anche il ghiaccio, e dobbiamo approfittarne per prendere il meglio da ogni situazione. In particolare quando ci sono condizioni brutte e in particolare quando c'è il ghiaccio dobbiamo approfittarne. Perché? Perché il ghiaccio è il nostro maestro, facciamoci insegnare dal ghiaccio. Ok, cosa significa questo? Che sciando sul ghiaccio, ok, faremo un sacco di fatica, ma porteremo a casa un miglioramento, perché sciare in condizioni difficili ci costringe a migliorare e poi questo miglioramento ce lo riporteremo anche quando le condizioni saranno migliori. Quindi morale della favola, quando c'è il ghiaccio approfittatene, sciate lo stesso, se gli ci scappano da tutte le parti insistete, non fatevi prendere dallo sconforto, sciare sul ghiaccio non è facile, ma se insistete prima o poi qualche curva la portate a casa e piano piano potreste anche riuscire a capire come fare a tenere sul ghiaccio, quali sono i piccoli movimenti che bisogna fare per riuscire a far tenere lo sci sul ghiaccio. Vediamo allora qual è la seconda cosa che ci consiglia Deb Armstrong. Be careful, like if you're walking across the parking lot, an icy parking lot, you're not going to be making big steps and swinging your arms. No, you can't, because you're going to lose traction with your feet and they're going to slip out from under you. You're going to walk very delicately. We're going to ski that way too. Giustissima anche questa cosa, lei cosa ci dice? Che quando voi camminate sul ghiaccio, per esempio in un parcheggio ghiacciato, trovate una lastra di ghiaccio, non è che fate passi lunghi e movimenti molto ampi anche con le braccia, e lo stesso vale per gli sci. Lo stesso vale per lo sci, quando trovate una lastra di ghiaccio o quando c'è una pista completamente ghiacciata, non fate movimenti bruschi, non fate movimenti ampi, soprattutto di rotazione della parte alta del corpo. Insomma, in parole povere, dovete avere cautela come quando camminate sul ghiaccio. Andiamo avanti, vediamo qual è il terzo consiglio di Deb Armstrong che ho selezionato dal suo video. When you're skiing ice, you're gonna be feeling it with your feet, okay? Find that outside ski, balance with that outside ski, a little of that knee ankle articulation. Ok, quindi come fate a far tenere lo sci sul ghiaccio? Dovete sentirlo con i piedi. Ok, è la lamina che deve incidere il terreno, magari tornatevi a vedere il video di qualche settimana fa, ve lo lascio linkato in descrizione, sul platform angle, ne ho parlato un po' anche lì. Comunque, dovete sentirlo con i piedi, quindi con la pronazione del piede e quindi il movimento della caviglia, lei parla di caviglia e ginocchio, quindi inclinare lo sci col ginocchio e la caviglia e il piede, con la pronazione del piede. Perché lei dice ginocchio e caviglia? Perché poi un attimo dopo dice non bisogna inclinarsi con tutto il corpo, ok? Perché se io utilizzo l'angolazione di ginocchio
riesco a essere più verticale sugli sci, ma mettendo lo sci sullo spigolo, quindi è più facile riuscire a far tenere lo sci ma senza doversi sbilanciare troppo all'interno della curva, cosa che mi potrebbe portare a perdere l'equilibrio, e sul ghiaccio questo sarebbe ancora peggio e quindi molto probabilmente andrei a cadere. Andiamo a vedere l'ultima chicca che ho selezionato dal video di Dave Armstrong. Questa mi è piaciuta tantissimo ed è una cosa che spesso e volentieri insegno anch'io ai miei allievi. Tactics. Tactics are really important, okay? Complete that turn shape. Don't give up on the old turn. If you make a little bit of a turn, if you're back, if you're out of balance, if you're inside, and if you're not liking how that turn feels, you give up on it, you get into your new turn, disaster, disaster, because you're going to get going too fast. Ok, questa è una cosa che succede spessissimo ai principianti, sul ghiaccio e non sul ghiaccio, magari sul ghiaccio può succedere anche a qualche intermedio, no? Ai principianti succede in qualunque situazione. Cosa fa il principiante? Inizia la curva, magari è la sua curva brutta, no? Tutti abbiamo una curva brutta. Inizia la sua curva brutta, tutto arretrato, col peso sull'interno, non riesce a chiudere la curva perché non è bilanciato bene sugli sci, quindi non riesce ad andare abbastanza in salita, perdendo abbastanza velocità in modo tale da iniziare la curva successiva con la giusta velocità. Okay? Però lui non si sente a suo agio e invece di insistere, cercare di continuare a far andare gli sci in salita, lui cosa fa? Inizia la nuova curva. Iniziando una nuova curva, però la velocità aumenta ulteriormente ed è molto probabile che la curva successiva venga iniziata con una velocità che è superiore a quella critica, a quella che lo sciatore può gestire, e da lì ovviamente le cose non possono che andare sempre peggio fino alla caduta. Quindi morale della favola, come dice Deb, don't give up, non dategliela su. Non iniziate una nuova curva senza aver finito quella precedente. Cercate di insistere, di andare in salita, come dico io, guardate il bosco, guardate dove dovete andare, fate andare gli sci in salita, perdete abbastanza velocità e solo allora iniziate la nuova curva. Bene, direi che anche per questo video è tutto. Se volete andarvi a vedere le altre cose che ha detto Dave Armstrong, andate sul suo canale a vedere il video. Se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi, attivate la campanella. Noi ci vediamo alla prossima. Come al solito mi raccomando, casco in testa ben allacciato e ghiaccio aperto sempre.